Vediamo insieme il filmato di questa partita. La prima emozione è al 28esimo. C'è questo centro, la palla finisce a Magno Cavallo, eccolo qui che viene atterrato. C'è una protesta, ma l'arbitro lascia proseguire. E qui è Maradona, una sua sporadica apparizione con una triangolazione del Napoli con Caffarelli, eccolo qui, che tira, ma senza fortuna. E passiamo al 31esimo. C'è questo fallo, vedrete tra un attimo, su Pacione ci sembra, eccolo qui, e punizione a due. Castellini cerca di dare ordine alla barriera, sulla palla Agostinelli che tocca per Soldà, botta e rete. Nella ripresa l'Atalanta non commette certamente l'errore di chiudersi, non lascia spazi al Napoli. E quindi soltanto sporadiche sono le occasioni per i partenopei. Qui vedete Maradona che è stato controllatissimo. Nella ripresa è ancora l'Atalanta ad avere questa buona occasione con Gentile. Poi il Napoli su finire si fa un po' pericoloso, ma il risultato non cambia, resta inchiodato sull'1-0. Da Bergamo concluso a te Valenti.